Un paio di settimane dopo la messa online della CPH o CPH Idea, quando si passa dalla fase 1 di Warm Up alla fase 2 di Create and Submit, la gara ha inizio. Tutti i membri dei gruppi partecipanti ricevono una mail di notifica. Da quel momento, solo per i partecipanti, sulla pagina di Campusero di CPH e CPH Idea è visibile una nuova sezione che contiene il documento di briefing dettagliato, eventuali attachment ed i template da utilizzare per presentare l'idea o il progetto. Contemporaneamente compare nella pagina anche la sezione denominata Upload, nella quale i gruppi possono caricare i template compilati relativi a idee e progetti da sottoporre al committente necessari per procedere alle fasi successive. In qualsiasi momento sarà possibile richiedere supporto alla mail pubblicata nella pagina.